Amici di Fight, siamo entrati nella Fight Week di UFC 264, evento che si terrà alla T-Mobile Arena di Las Vegas, nel Nevada, che vedrà come main event il match tra Dustin Poirier e Conor McGregor, in una card che comunque si presenta molto molto bene, una card che preannuncia dei grandi incontri, sin a partire dal early prelims. Le early prelims che vedranno come match inaugurale il ritorno nell'ottagono UFC di Allen Amedowski, atleta macedone ma che comunque vive in Italia, si allena in Italia, che cercherà di interrompere la striscia di due sconfitte consecutive proprio nella promotion di Dana White, e ad oggi anche le uniche sconfitte in carriera, contro il cinese Yao Zhongzhu, che è un fighter cinese che anche egli viene da un'esperienza di due sconfitte consecutive in altrettanti match e quindi sta provando a risalire la china. Quindi è un match spartiacque per entrambi, in quanto comunque in caso di sconfitta per uno dei due ci sarà la terza sconfitta consecutiva e in un'epoca di tagli potrebbe essere decisamente controproducente per le proprie carriere. Le early prelims presenta anche due match molto interessanti, in quanto vede tutti e quattro gli atleti impegnati nei due match collocati nei ranking delle rispettive categorie. Quindi parliamo di Omari Akhmedov che sfiderà Brad Tavares. Entrambi combattono appunto a 185 libbre e sono nel ranking nella parte bassa della classifica, tredicesimo e quindicesimo. L'altro match invece nei pesi mosca femminili, quindi 125 libbre con detentrice Valentina Shevchenko, vedrà il match tra Jennifer Maia e Jessica Ai, che entrambe hanno avuto il privilegio, la possibilità appunto di avere una title shot recentemente, sempre con tutte e due contro Valentina Shevchenko. Entrambe sono uscite sconfitte, la Maia per decisione dei giudici, mentre invece Jessica Ai venne sconfitta da un poderoso head kick della fighter Chiesa. Andando invece a guardare quella che sarà la preliminary card è decisamente, decisamente interessante, sin dal primo match, che era quello che vedrà Trevin Gilles contro Rodricus Duplessis, e poi ci sarà un altro match molto interessante tra Ryan Hall, che vanta una sola sconfitta in carriera, contro il prospect spagnolo Ilia Topuria, che ha vinto 10 match su 10. È un classe 97 molto molto interessante, che è dotato di un ottimo background nel gioco a terra, è una cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu e ha anche ottime doti di wrestler e un'ottima base pugilistica. Andando avanti nella preliminary card, incontro spettacolare tra Nico Price e il funambolico brasiliano Michel Pereira. Main event invece della preliminary card sarà quella che vedrà il ritorno del Natural Born Killer Carlos Condit, impegnato in un match contro Max Griffin nella categoria dei pesi welter. Andiamo invece a vedere quella che sarà la main card. La main card viene inaugurata da un match valido per la categoria dei pesi mosca e vedrà appunto il ritorno nell'ottagono di Sean O'Malley, che viene da una vittoria contro Thomas Almeida. Sean O'Malley che andrà a fare gli onori di casa al debuttante 28enne Chris Mutinho, chiamato a sostituire in short notice Luis Smolka. La card prosegue con altri due match interessanti. Il primo vedrà Irene Aldana sfidare Jana Kunitskaya. Nel terzo match invece ci sarà il ritorno del chiacchieratissimo peso massimo Greg Hardy, impegnato contro l'australiano Tai Tuivasa. Il co-main event invece si preannuncia veramente equilibrato e difficile da pronosticare. Andiamo nella categoria dei pesi welter, ci sarà lo scontro tra Durinho Gilbert Burns e l'ex sfidante al titolo Stephen Wonderboy Thompson. Un match difficilissimo da pronosticare perché comunque parliamo di fighters molto abili comunque nello striking. Stephen Thompson, come ben sapete, ha un background e un passato nel kickboxing e nel karate, mentre invece Gilbert Burns è dotato di mani pesanti ed ha un Brazilian Jiu-Jitsu d'élite. Quindi è un match molto equilibrato, è difficile pensare che tra i due uscirà il nome del prossimo sfidante al titolo,
perché comunque dovrebbe essere a fare tra Leon Edwards e Colby Covington. Però una sconfitta per tutti e due, per uno dei due potrebbe essere fatale, in quanto Burns entrerebbe nella seconda sconfitta consecutiva dopo aver perso il match titolato contro Usman, mentre invece Thompson, anche per una questione anagrafica, rischia di uscire definitivamente dal giro titolato. Ricordiamoci che Thompson è un classe 83, quindi ha 38 anni e una sconfitta in questo momento della sua carriera potrebbe essere letale. Andiamo invece al main event. Il main event vedrà Dustin Poirier contro Conor McGregor. Per questo vi ricordiamo che è già presente appunto sul nostro sito un focus appunto su questo main event. Main event tra Dustin Poirier e Conor McGregor che chiuderà la trilogia tra i due. In questo momento il punteggio è in parità, dato che McGregor sconfisse Poirier a UFC 178 nel 2014. Vittoria per KO al primo round, quando i due combattevano però nella categoria dei pesi piuma. Poirier ha servito appunto la vendetta su un piatto molto freddo, dato che sono passati 6 anni, più di 6 anni da quel 2014. UFC 257, Poirier sconfigge per KO a metà secondo round McGregor, infliggendo all'irlandese la prima sconfitta in carriera per KO. Si preannuncia comunque un match molto equilibrato, i due fighters non hanno bisogno di presentazioni. Poirier, è un fighter più completo rispetto a McGregor, in ragione comunque della sua cintura di Brazilian Jiu-Jitsu, unita ovviamente ad uno striking di impronta pugilistica. McGregor invece sappiamo che ha un grandissimo striker, dotato di un sinistro micidiale, un ottimo occhio per la gestione delle distanze e un grandissimo footwork. Sebbene nel match di UFC 257 abbia utilizzato una stance diversa rispetto alla solita. Pronostico personale, come già detto anche nel focus di questo match, vede favorito Poirier in termini percentuali un 60-40, però staremo a vedere, in quanto chiusa la porta della gabbia saranno i fighters a parlare. Mirko Orlato vi ringrazio per l'attenzione, vi dà appuntamento a settimana prossima e ricordatevi come sempre che We are the Shield of Wrestling. Ciao!